Ciao! Eccoci qua con una nuova recensione e come avevo detto prima, ta-da! Intanto cominciamo dalla scatola. Allora, la scatola era principalmente fatta di plastica con uno sfondo di cartone che faceva da sfondo e da base. Lo sfondo praticamente è la montagna e Arendelle, e qua c'è il castello che si specchia nel lago. Dietro c'è l'artwork delle due sorelle vestite come sono vestite nel corto di Frozen Fever, con Elsa che dà un regalo ad Anna. In realtà ne dà molti di più nel corto, ma vabbè. E qui c'è Olaf con la solita faccia da cretino. vabbè. Poi qui c'è il solito disegno di rigore finestra. Qua c'è Disney Frozen. E poi qua c'è il prezzo in euro, 35,90 euro, l'ho pagato. E si trovava solamente nel sito Disney Store, cioè no, c'erano sul sito Disney Store, altrimenti a Milano. In tutti i Disney Store e a Roma in Via del Corso mi sembra che erano, sì. Non so se ci sono adesso. Credo che comunque siano finite. Potete provare a guardare, ma credo che ormai siano finite, nel senso non si trovano più né sul sito, forse qualcuno nei negozi, però non sono sicura. Provate a guardare comunque sul sito, che non si sa mai. La parte in plastica è molto bella. Devo dire che anche questa volta qui hanno imparato parecchio dalla Mattel, cioè nel senso questa scatola assomiglia molto alle ultime che stanno facendo delle Monster High, sì, perché anche quelle hanno la base dietro di cartoncino doppio, perché vedete? Doppio così, qua dietro c'erano tutte le fascette eccetera che tenevano insieme le bambole e poi la scatola vera e propria davanti che è in plastica e che è questa, devo dire che l'hanno fatta bene, cioè nel senso è molto decorata. Allora, qua c'è vabbè, il simbolo del Disney Store. Poi c'è Olaf con un girasole e con su scritto As seen in Frozen Fever. Cioè, come si è visto su Frozen Fever. Poi ci sono dei fiorellini, vedete? Poi qui c'è scritto Elsa e Anna Summer Solstice Gift Set, perché è il compleanno di Anna che è il solstizio d'estate, mentre da quello che avevo letto il compleanno di Elsa è il solstizio d'inverno, credo, però non sono sicura. Qui c'è la solita oddio, come si chiama? disegno di Elsa e Anna messe nella solita posizione, però con gli outfit di Frozen Fever. Poi qua c'è scritto dal film Frozen. Vabbè, poi qua c'è il solito warning, solito attenzione, piccole parti. Poi sui lati e anche sopra, faccio vedere sopra che così vedete meglio, così posso coprire tutte le cose con la mia manina.
ci sono questi disegni che sono dei fiori, una farfalla stilizzata, un altro fiore, il ghirigoro di Anna, è praticamente quasi uguale anche sul lato, vedete? Aspettate, come cavolo. C'è un ghirigoro, un fiore, un altro fiore qui, un altro fiore qui, la farfalla. Oh mamma, scusatemi. Eccetera. E questo è per la scatola. Ora procediamo con la recensione delle bambole, cominciando da Elsa. Elsa finalmente, beh, a parte avere le solite gambe stortissime, vabbè, gliele raddrizzerò dopo. Cavolo, veramente. Ha delle scarpe decenti, guardate. Cioè, tipo, c'ha le sue scarpe quelle da Regina delle Nevi. Io adesso non so se toglierle e metterle alla Elsa, quella classic, o tenerle a lei. Penso che le terrò a lei perché alla fine. Poi per loro farò dei piedistalli a cavallo. Avete presente tipo quelli delle Limited, quelle che si mettono qua, praticamente così. Così lo faccio e rimane nascosto sotto la gonna e non occupa spazio e non dà fastidio, diciamo, per tutte le cose qua, il mantello, eccetera. Come quello lì che sto usando adesso per la classica, è uno delle Monster High che spunta fuori da dietro il vestito. Vabbè, comunque ha questo vestito color verde. Con delle foglie più scure qui così e dei fiori. Poi ha la parte qua sopra trasparente, decorata con dei fiori rosa di stoffa, molto bellini. La sua carnagione è quella invece della bambola classic, per cui è quel violetto, rosa violetto, vabbè. Poi ha il mantello che invece che avere i fiocchi di neve ha dei fiori rosa, un fiore rosa più grande qui che sembra un fiore fiocco di neve, circondato da questa brina color azzurrino tendente al verde. È molto bello come mantello, guardate. Trasparente, fatto di organza, tipo, con i vari fiori, così, vedete? Molto bello. La treccia è un po' più grossa e mi sembra un po' più corta rispetto quella classica. Mi sa che gliela disfo e gliela rifaccio perché l'hanno fatta un po' troppo, non lo so, molla, diciamo. Ecco, i ciuffi sono tenuti insieme con dello scotch, così, vedete? Però non li lascio così, non li mollo fuori. E sui capelli qui ha un fiore fiocco di neve, molto bello. Il viso è praticamente uguale a quello della Classic, l'ombretto viola, poi l'ombretto color antracite, argentato sotto, gli occhi azzurri, il rossetto rosso, eccetera, eccetera. La cosa che mi è piaciuta di più sono le scarpe, porca miseria, cioè guardate, sono bellissime. Guardate quanto sono belle. E sono tenute insieme da un elastico. Ok, questa è Elsa. Aspettate un attimo che qua.
Ah, comunque, diciamo, spacchettando le due bambole, io ho notato che si sono veramente migliorati tantissimo per quel che riguarda il packaging, insomma, tutte le cose dietro. Dopo vi faccio vedere una foto, quando all'inizio del video vi farò vedere una foto di com'era dietro il cartoncino qui, perché era veramente, mi hanno lasciato senza fiato, cioè ero lì, wow, hanno imparato finalmente, incredibile. Vabbè, comunque, allora Anna ha le sue solite scarpine nere a pantofolina, e una cosa che a me non è piaciuta moltissimo, a parte vabbè le solite gambe storte, è che le calze praticamente sono dipinte sulle gambe, e quindi ha le gambe verdi. Yeah, vabbè. Ma a parte quello, vabbè, fa lo stesso. Poi gliele raddrizzerò, perché veramente. Allora, la gonna e il corpetto e la camicia sono due cose separate. Vedete, la gonna è verde con dei girasoli e dei tulipani, molto bello, e ha degli rigori qua sopra con anche delle api. La gonna praticamente è tenuta aperta, che però mi sa che le darò una stiratina prima di mettere tutto a posto. È tenuta aperta da questa crinolina color giallo sotto, molto bello, mi piace sta cosa, invece che avere la carta come avevano le altre, è molto yeah. Allora, il corpetto è corpetto camicia, chiamatelo come vi pare, è blu molto scuro con delle paillette, con dei brillantini, ha il bordino qua sotto e qua sopra color bronzo, e ha un disegnino di una farfalla o un fiore, non si capisce molto bene qua, con anche degli rigori intorno. Al collo ha questo medaglione tondo che richiama abbastanza secondo me i girasoli, e poi ha un gilet corto, mi sembra si chiami bolero, però non sono sicura, non mi ricordo, con dei tulipani e un bordino verde più scuro glitterato. E dietro, scusate, il corpetto camicia, quello che è nero, e poi c'ha l'altra parte che è color nocciola, diciamo così. Il bollerino dietro, il bolero dietro, ha un girasole, le due api, e poi due tulipani, e qua c'è una farfalla o sono le foglie del girasole, non si capisce tanto bene. Il viso è praticamente lo stesso di tutte le bambole, tranne che ha un po' di blush qui sulle guance, ha un bel po' più di lentiggini molto più marcate, la solito sotto il rossetto rosso, e il solito ombretto verdino, e i capelli raccolti in uno chignon, tenuti insieme da questo fermaglio a forma di girasole con due nastrini, uno giallo e uno blu. Ecco, e queste sono le due bambole di Elsa e Anna di Frozen Fever. E boh, adesso dovrò fare i piedistalli, intanto spero di averne abbastanza quelli
nelle mostrerai, poi farò i piedistalli a cavallo, di quelli si chiamano così perché, aspetta, a sella, no, a sella, ecco, perché si chiamano saddle doll stand, spero di averlo pronunciato giusto. Ecco, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!